Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e quest'oggi cominciamo un nuovo sparatutto in terza persona per la Xbox 360, Gears of War Judgment, videogioco uscito nel 2013 ed appartiene alla serie di Gears of War, ma è un prequel, ovvero racconta avvenimenti avvenuti prima della trilogia principale, no? Di Gears of War, Gears of War 2 e Gears of War 3. Quindi è un prequel, racconta tutto ciò che è avvenuto prima della serie principale. Andatevi a vedere tutti i gameplay della trilogia di Gears of War che ho registrato. Questa è la prima volta che gioco a Gears of War Judgment, quindi è la mia prima volta a questo gioco e lo cominciamo quindi insieme per la prima volta. Prima volta con Gears of War? È la prima volta che giochi a Gears of War? Oppure hai provato i titoli precedenti della serie e conosci già le basi? Questa scelta incide sulla quantità e il tipo di tutorial visualizzati durante il gioco. Se non li hai disattivati dal menu opzioni. Vabbè, ragazzi, facciamo. Ovviamente, siccome ho giocato ai precedenti tre episodi, conosco già come è strutturato il gameplay. Non ci sono sostanziali novità in questo Gears of War Judgment. Allora, da quel poco che so sulla storia, racconta ciò che è avvenuto prima di Gears of War e il protagonista principale è Bird, quindi Marcus Fenix non dovrebbe comparire in questo gioco, in questo capitolo. Allora, il menu principale si mostra abbastanza in fiamme, con una statua, una campagna, sopravvivenza. Questa è la modalità ondata delle orda di locuste, quindi con la coop, quindi con altri giocatori. Sfida. Configurazione personaggio. Statistiche pre. Configura personaggio. Possiamo scegliere noi di personalizzare. Skin per le armi. Ok, mettiamo questa qua. Possiamo personalizzare. Maska. Solo overhand. Vabbè, teniamo questo, dai. Poi, personalizzare il personaggio. Allora, abbiamo Demon Bird, che è il protagonista. In seguito alla morte del suo ufficiale superiore, il colonnello Loomis, promuove Bird al grado di tenente e gli affida il comando della squadra Kilo. Combatte per fare la differenza. Sofia Hendrick. Sofia si è arruolata nel COG poche ore dopo l'inizio dell'A-Day, una scelta che ha sorpreso molti, specie per via del disprezzo che nutriva per il COG quando lavorava per il New Ephrian durante la guerra Pendulum. Augustus Cole, oh, ci sarà anche il nostro caro Cole. Cole ha rinunciato a una promettente carriera come giocatore di Trash Ball per arruolarsi nel COG, decisione a cui sembra in parte pentirsi. Resta da vedere se Cole diventerà davvero un Gear di prima linea. Garon Paduk. Paduk è stato tratto in salvo dal COG dopo la distruzione della sua nazione UIR per mano delle locuste. Mettendosi alle spalle i vecchi rancori, si è offerto volontario per sconfiggere le locuste insieme ai suoi nemici di un tempo. Poi abbiamo altri giocatori ancora bloccati. Abbiamo Ezra Loomis. Completa la campagna principale. Augustus Cole. Beh, ma non è lo stesso, scusa. Lo stesso personaggio. Sopravvivi all'ondata 10. Ah, questo è l'Augustus Cole che troviamo in Gears of War 3. Quindi è quello più. L'Augustus Cole più vecchio. Questo qui invece è quello più giovane. Quindi. Poi abbiamo. Ancora Garon Paduk, che è lo stesso. Vabbè. Oh, Tahj Kaliso, che abbiamo incontrato in Gears of War 2. E poi abbiamo Min Yoon Kim, che abbiamo incontrato nel primo Gears of War dove viene ucciso. Era il tenente, il capo diciamo, di Marcus Fenix. Ovviamente questo per chi conosce bene la saga sa già.
conosce bene tutti i personaggi incontrati nella storia. Va bene, allora, poi abbiamo predefinita. Che cazzo è? Ah, possiamo colorarli. Ma va? Possiamo quindi dare un tocco ai nostri personaggi. Nessun cazzo per cazzo. Ma se voglio. Ah, possiamo decidere con che personaggio giocare? Se non ho capito male. Comunque il protagonista è Demond. Demond Bird, vabbè, giochiamo con lui, dai. Ok. Oppure no. Ah, no, forse ho capito. Cioè, selezionandoli, poi possiamo successivamente modificare le loro skin. Ah, ok. Vabbè, ce ne è fatto un cazzo, dai. Allora, siccome per adesso non abbiamo sbloccato nulla, non possiamo modificare nulla, quindi direi di partire subito con la campagna. Ripercussioni. Anticipazione. Judgment. Crea partita pubblica. Questo è possibile solo con live, cioè si può giocare con altri giocatori in rete. Vabbè, diciamo, cominciamo, dai. Facile, normale, normale, dai, normale. Via. Cominciamo quindi questo prequel della trilogia di Gears of War. Vediamo un po'. Allora, sono davvero curioso di vedere com'è. Halvo Bay, 21 ore 21. Quanti in arresto? Che è successo? Sono 10 minuti, torno là e controllo che il bastardo sia morto. Forza, tenente Baird. Cosa? Passare da tenente a criminale di guerra in meno di una settimana? Al tempo. Siamo stati arrestati. Gli accusati non hanno diritto ad assistenza legale e non possono discutere l'autorità di questo tribunale. Quindi adesso non possiamo chiederti nulla. Una volta concluso il dibattimento, emetterò un verdetto rapido e giusto. Certo, mi sembra ovvio. Colonnello, l'accusa è di aver fatto il nostro lavoro. Le accuse saranno definite in base alla tua testimonianza. Ora, tenente Baird, inizia dall'ultima volta in cui ci siamo visti. Museo della Gloria Militare, testimonianza di Baird. Città Vecchia. Raggiungi il Serviva una comune. scorta per un convoglio. Ci hanno offerto come volontari. Non sembrava la missione più esaltante di Albo Bay. Non
Non doveva esserlo, tenente. Questo è per caricare. Questa è la granata. Allora, praticamente il gioco è ambientato poco prima, cioè poco dopo le Dei, ovvero la prima emersione delle locuste, quindi allora, a quanto pare stiamo rivivendo dei ricordi qua. Cosa fosse, sembrava puntare direttamente sul nostro convoglio. Percorrere come si fa? Com'è? Possiamo correre? Va bene. Principalmente la modalità di gameplay è rimasta invariata rispetto ai precedenti Gears of War. Eravamo ad Alvo Bay da alcuni giorni. Avevamo già visto un po' d'azione, ma nulla come... Lo sai. Nulla come cosa, tenente? Nulla come carne, signore. Carne? Raggiungi il convoglio. Qui abbiamo la nostra squadra, Sofia, Cole e Paluk. Dove sono le locuste? Dai, voglio fare a pezzi qualche locuste. Reso! Un drone! Oh, un albero incendiato. Qualche munizione qua. Sì. Se ne sono altre. No. Qui c'è qualcosa. E qualche altra munizione per il nostro Lancer. Allora, vediamo. Proseguiamo di qua. Abbiamo fatto il prima possibile, signore. Non c'era speranza di salvare il convoglio. Simbolo degli Yes. Missioni declassificate. Scopri degli eventi che erano stati omessi nel rapporto ufficiale grazie alle missioni declassificate. Qui affronterai sfide aggiuntive e potrai ottenere delle stelle più rapidamente. Attenzione però, se non riesci a declassificare interamente una missione fallisci. Declassifica. La squadra Kilo sostiene di aver avvistato una locusta di tipo sconosciuto. Abietti oscuri sostituiscono abietti normali.
Avevo sentito altre unità parlare degli abietti luminosi, ma credevo che fossero soltanto storie da soldati. Non era così. Primo incontro con gli abietti luminosi. Il nostro convoglio era stato spazzato via. Mai visto nulla del genere. Sì, il nostro convoglio è a pezzi. Attenzione, locuste. Munizioni. Vuoi morire? Ne ho abbastanza. Rianimami! Rianimami! Scommetto che sei felice. Gli abietti sono morti, sono esplosi come se fossero stati imbottiti di combustibile. Ho sperato di non incontrarne altri simili nell'immediato futuro. Colonnello Loomis, sono il tenente Baird. Problemi, signore. Il nostro convoglio è stato distrutto. Allora raggiungi il Museo della Gloria Militare. È sotto attacco. Signore, quello che ha distrutto il convoglio è ancora là. Ho capito, tenente. Sì, signore. Avanti, Kilo! L'avete sentito? Trova una via per il museo. L'ho sentito, ma non mi è piaciuto. Schermata dei risultati. Questa schermata puoi controllare le prestazioni della squadra Kilo. Combatti meglio che puoi per guadagnare 2 stelle. I livelli di difficoltà più elevati puoi guadagnare L di grado maggiore. Hai scelto la missione totalmente declassificante e hai raggiunto gli obiettivi. Hai guadagnato le stelle più facilmente. Continua così. Ma queste sono le solite classifiche delle nostre, di quello che abbiamo fatto. Esecuzione 1. Okay, abbiamo guadagnato le nostre stelle. Il museo si trovava sull'altro lato del fiume, quello non più sotto il controllo dei COG. Speravo di riuscire a passare inosservato.
questa cosa. Fantastico. Mi ricorda la mia cantina. Aspetta. Tu hai una cantina. I soldi si devono pur spendere in qualche modo. Questa cosa qui delle stelle non c'era nei precedenti Gears of War, quindi è una cosa che hanno messo qua apposta. Quindi questo è il fucile a distanza Wii. Questa non è un'arma, è un compagno. Fucile a distanza. Sostituiamolo con questo maschera. Sei un cecchinetto, eh? Raggiungi il museo. Abietti! Aspetta, aspetta qua. C'è nessuno? Qui abbiamo il mitra.
Dai, batti sotto. Oh, fantastico, fantastico. Andate bene. Bene, sembra quasi che non vogliano farci arrivare al museo. Quartiere sul fiume, ok. Abbiamo completato anche questa. No, non l'ho completata al massimo. Sapevo che avremmo fatto prima passando attraverso alcuni edifici. Tanto non c'erano più civili a cui prestare attenzione. Anche se ormai avevo capito che gli abitanti della città vecchia erano il problema minore per i COG. Beh, dai, non è male questo Judgment. Praticamente Bert sta raccontando. Stiamo vivendo i ricordi. Sezione 3, giardini del museo. Stiamo vivendo dei ricordi di Bird, praticamente. Bene. Ci sta raccontando ciò che è successo. Dobbiamo rompere la porta, immagino. La squadra Kilo sostiene di aver utilizzato con ottimi risultati un'arma delle locuste proibita. Usa soltanto Hammer Boost, fucile a canne mozze e monocolpo. So che ci avevano vietato di usare le armi nemiche, colonnello, ma per sopravvivere sul campo è necessario adattarsi. E io sono un uomo adattabile. Cantus guaritore. Aia, Cantus. Mi ricordavo bene Cantus. Sono stati introdotti in Gears of War 2. Sono stati introdotti in Gears of War 2 i Cantus. Questi guariscono. Abbiamo un cecchino. Guariscono i feriti, questi bastardi. Il contro è finito.
munizioni con la scossa. Ce ne sono altri? Ne dubito. Prepariamoci, stanno arrivando. Abbiamo i pezzi grossi qua, eh? Boomer! Cantus! Ok. Non avevo mai visto tanti vermi in un posto solo. Lo so, vediamo di entrare. Aspetta che prendo un po' di munizione. Che... Perfetto. Cazzo, ne mancava uno per farlo al 100%. Vabbè. Tutti quelli sul terrazzo sono morti, signore. Proprio tutti? Ci manda Loomis. Dove andiamo? Non siete Onyx. Io lo sono. No, non lo sei, cadetto. State qui e difendete quest'area. Stanno colpendo duro l'est. Che scappano verso la sala principale. Salute. Eliminiamoli prima che avanzino oltre. Va bene ragazzi, dai, il video finisce qua. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo gameplay.